Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Come al solito giù nell'info box trovate i link di tutti i canali dei ragazzi che partecipano a questa collaborazione. Io saluto Giulia, Giulio, Gian Giuseppe e Rossella e da questo mese abbiamo una nuova ragazza insieme a noi che è Valentina. Io sono molto felice di avere Valentina qua nel gruppo perché è una mia amica, ci conosciamo da tanti anni al di fuori di YouTube. Ovviamente troverete il canale di Valentina insieme agli altri nell'info box. Piccola premessa, prima di fare questo video, spero che i ragazzi del gruppo insomma siano d'accordo con me. Comunque, siccome continuo a ricevere richieste per unirsi a noi del gruppo, volevo appunto rispondere velocissimamente qua e dirvi che il gruppo non è più aperto come prima, ma è chiuso. Abbiamo deciso di rimanere così chiusi perché siamo un gruppo di amici anche fuori da YouTube e abbiamo preferito così, ecco. Valentina l'abbiamo accolta, ma in realtà è una persona che già conoscevamo, quindi è stata un po' un'eccezione. Per il momento abbiamo deciso così, volevo appunto dirvelo perché se non rispondiamo a alcuni commenti non è per mancanza di rispetto o menefreghismo, ma il motivo è solamente questo. Se poi un giorno decideremo di aprirci nuovamente, ovviamente prenderemo in considerazione le richieste che sono già state fatte, ma per il momento è così, preferiamo essere sicuri tra di noi perché non abbiamo avuto bellissime esperienze, ecco, detto sinceramente. Comunque, parto con i prodotti acquistati per quanto riguarda la casa. Sono due riconferme della Green Emotion. Abbiamo ripreso l'ammorbidente ipoallergenico testato al nickel, cromo, cobalto e piombo, al profumo di gelsomino, con materie prime di origine vegetale completamente biodegradabili, provenienti da fonti rinnovabili ed è senza microplastiche, con il 75% di plastica in meno. È un prodotto che qua in casa a noi ci piace molto, costa poco e per adesso è così. Stavamo cercando di prendere qualcosa con appunto ricaricabile, ma hanno dei prezzi ancora troppo alti. E poi abbiamo preso sempre della stessa linea il detergente, il detersivo per la lavatrice, per la lavatrice certificato Ecolabel, 65% di plastica in meno. Questo qua ha il profumo di lavanda e ha tutte le caratteristiche dell'altro. E anche questo è senza microplastiche. Altra cosa per la casa sono queste spugne del marchio Martini S.p.A. Queste qua sono spugne in cellulosa con materiali naturali. Sono due spugne, una è già in uso ed è appunto è la spugna realizzata con un mix del 55% di materiale naturale riciclato. Non è ancora un modo zero waste, però diciamo che per adesso è una cosa di passaggio e ci stiamo facendo andare bene queste spugnette, che comunque non sono male, prese al natura sì. Poi ci sono qua degli acquisti fatti al Sana, degli acquisti che vi avevo già fatto vedere in qualche video precedente, e poi ci sono delle cose che non avete ancora, ancora visto. Allora, ho fatto al Sana, ho comprato degli articoli dallo stand Bambù. Bambau, non so come si pronuncia, comunque mi stanno piacendo molto. Loro mi avevano regalato il rasoio di sicurezza che sto utilizzando e che mi piace, e io ho acquistato delle cose. Vi lascio i link di tutti i prodotti mostrati, ma solamente questi qua del sito appunto Bambù sono link affiliati. A voi non cambia assolutamente niente, semplicemente se vengono poi fatti degli ordini io prendo una percentuale piccolissima sugli ordini, tutto qua, solo appunto dei prodotti Bambù. Allora, ho acquistato questo set di appunto posate da portare in giro, un cucchiaio, forchetta, coltello e cannuccia. La cannuccia non l'ho utilizzata, le posate sì, mi sono trovata molto bene, sono carine e è anche comodo appunto il sacchettino da portare in giro.
Io prima portavo appunto le posate in metallo di cucina, semplicemente che per portarle non avevo un sacchettino, quindi ogni volta per non farle sparpagliare, siccome anche con il tovagliolino si andavano poi a sparpagliare ovunque, utilizzavo una bustina di plastica, il che non aveva molto senso e quindi niente, adesso ho questo e mi sto trovando bene. Sempre dal sito Bambù avevo acquistato il filo interdentale, questo qua in seta, ma c'è anche un'altra versione sempre biodegradabile per i vegani e mi sto trovando bene. Poi finito il filo appunto si ricompra la ricarica e rimane il porta filo interdentale, è un'idea molto carina. Sempre per quanto riguarda i denti, questo ve l'avevo già mostrato, al Natura Si ho preso questo qua che è lo spazzolino con la testina cambiabile. Questo qua è uno spazzolino in acetato di cellulosa ricavato da fibra di cotone e legno. È del marchio Ocean 87, costava pochissimo. E quindi ho deciso di prendere questo qua e le testine, perché tra l'altro era quello che costava anche meno, le testine vengono vendute appunto in coppia e costano 1,98 euro, 1,99 euro. Comunque mi sembra che questi prodotti qua si trovino anche su MacroLibrarsi, se non sbaglio. Questo qua appunto sono setole medie, però ci sono anche quelle dure e quelle morbide. E io mi sto trovando molto bene con questo spazzolino, anche mia sorella ce l'ha, anche lei si sta trovando bene, quindi ve lo consiglio. Poi, acquistato al DM questo sacchettino in fibre appunto naturali, questo qua della Ebelin ed è ora qua è scritto tutto in tedesco, comunque vabbè, comunque era in fibre naturali. Mi trovo molto bene per tenere appunto il sapone solido per il corpo, in modo da tenerlo appeso e farlo asciugare, ma anche da utilizzarlo proprio come se fosse una spugna con dentro il sapone. Inoltre è molto comodo perché quando si usano i saponi solidi, anche le saponette per le mani, rimane sempre quei piccoli pezzettini che poi spesso buttiamo via perché non sappiamo bene come utilizzare. Ecco, io vi consiglio di comprarvi un sacchettino del genere e mettere tutti quei pezzettini qua dentro in modo che poi possiate finirli di utilizzare tranquillamente. Quindi un ottimo prodotto, mi sto trovando bene. Per quanto riguarda i capelli, sto utilizzando questo qua comprato Alzana di Biocosmè, e questo qua è uno shampoo solido colorato con appunto le erbe tintorie, e questo qua ha un profumo buonissimo di cacao, veramente buono. Lo sto utilizzando da un po' e devo dire che però non è il mio preferito. Lava bene i capelli, li lascia super luminosi. L'unica cosa è che con questo prodotto qua, dopo un giorno e mezzo, io devo rilavare i capelli perché sono unti. Il problema, di questo shampoo è che io al Sana l'ho acquistato, mi sembra, a 5 euro, sul sito costa quasi 20, quindi 20 euro uno shampoo mi deve durare tanto e i capelli mi devono durare puliti per tanti giorni. Non me li fa durare puliti per tanti giorni, anzi, e lo vedo molto morbido, quindi non, mi dà anche l'idea che si consumi abbastanza in fretta. Comunque sulla durata vi aggiornerò. Comunque un prodotto vegano, senza plastica, ha 6 mesi di PAO, sono 120 grammi. Comunque poi vi scriverò i prezzi e i grammi dei prodotti giù nell'info box, però per adesso è un ni. Altro shampoo che ho acquistato al Sana è quello di Bene Anna al Lemongrass, era una novità. Questo qua però ancora non l'ho utilizzato, è certificato Cosmos Natural e Vegan. Ha una buonissima profumazione, ma ancora non l'ho utilizzato. Come non ho ancora utilizzato, sempre dello stesso marchio, il dentifricio in pasta. Questo qua è quello black, quindi con carbone. I prodotti questi qua Bene Anna si trovano anche sul sito di Eccoverde. Questo è un prodotto vegan, certificato Natru, barattolino in vetro con spatolina per prelevare il prodotto, ma ancora non lo sto utilizzando perché sto utilizzando questo qua in polvere per Blan, acquistato al Natura Si. Costa pochissimo, quello di Bene Anna costa sulle 10 euro, questo 4,60 euro mi sembra per 30 grammi, un ottimo prodotto, mi sto trovando bene, lava bene i denti, li lascia belli puliti e inoltre ho notato che ha un'azione bella forte e sbiancante, quindi un ottimo prodotto, super consigliato.
Poi, acquistato anche questi bastoncini per le orecchie Cotton Fioc in bambù, sono 200 pezzi presi da Tiger, questi qua appunto sono compostabili, ci stiamo trovando bene, quindi ve li consiglio perché costavano tipo 1 euro, mi sembra, quindi un ottimo prezzo. Al Sana mi avevano omaggiato allo stand Latte Luna del deodorante Deoli, che io adoro. Sto appunto utilizzando quel deodorante da quando me l'hanno omaggiato, alternato a un altro che sto finendo, e lo sta utilizzando anche mia sorella. Si sta trovando benissimo con quel deodorante, solo che io non volevo che me lo finisse, quindi abbiamo comprato la versione più grande e questa è la versione So Wow, deodorante in crema. Questa qua è la versione senza profumo a lunga durata. Sono 100 ml, pagato 13 euro. Il barattolino è così, lei lo sta utilizzando e si sta trovando bene anche con questo. Questi deodoranti ve li consiglio. La differenza tra questo e l'altro, a parte il profumo, è che l'altro So Young è proprio più una cremina morbida, mentre questo è un pochino più denso. Comunque sono deodoranti che non vanno spalmati, ma vanno picchiettati. E niente, ci troviamo bene. Il primo ingrediente è il burro di karité e sono ottimi. Poi, un altro prodotto con cui ci stiamo trovando molto bene è lo shampoo solido di Garnier. Praticamente all'Esselunga c'era una super offerta proprio su prodotti molto molto scontati per quanto riguarda cosmetici e ne abbiamo approfittato per prendere questi qua solidi. Calcolate che per ogni shampoo della Garnier c'era in omaggio anche la scatolina in metallo per contenere lo shampoo. Stiamo utilizzando questo qua che è quello ricostituente al miele per capelli fragili che si spezzano. Praticamente uno shampoo solido dice che sarebbe l'equivalente di 2 flaconi di shampoo. Ha un profumo buonissimo. Questo qua l'aveva scelto mia sorella, però in realtà l'ho utilizzato anch'io, un po' lo sto utilizzando anch'io. Pensavo non fosse adatto per i miei capelli, invece è perfetto, fa tanta schiuma, li lascia belli puliti, leggeri, morbidi, puliti per vari giorni, veramente tanti giorni, e non ha bisogno di balsamo, li rende morbidi e si districano bene poi dopo appunto averli lavati, quindi buonissimo così, non abbiamo bisogno di balsamo quando utilizziamo questo prodotto, ci sta piacendo molto. Sempre della Garnier abbiamo preso anche le altre due versioni che ancora non abbiamo utilizzato. Allora, questo è quello delicatezza di avena per capelli normali. Questi qua sono 60 grammi di shampoo e poi abbiamo preso quello illuminante alla camomilla per capelli chiari. Vedremo come sono anche questi due, però l'altro per adesso ci sta piacendo veramente tanto. Sempre all'Esselunga scontato abbiamo preso del marchio Naé, naturale antica erboristeria, certificato EcoCert e vegan. Abbiamo preso lo shampoo, quello semplicità per capelli normali. Anche qua dice che sono 50 lavaggi più o meno due confezioni e 85 grammi di prodotto. Non l'ho ancora provato, vi farò sapere. Mentre invece per quanto riguarda la detergenza del viso abbiamo preso questo qua della Nivea, certificato EcoCert. Questo qua è quello rinfrescante con olio di mandorla e mirtilli. Ho sentito parlare molto bene di questi detergenti e ho voluto prenderne uno approfittando appunto del fatto che era in sconto. Invece per quanto riguarda sempre il Sana, l'ultimo acquisto del Sana è stato questo detergente solido e struccante per il viso del marchio Nudo. Un prodotto detox dalla profumazione fantastica con la sua scatolina per contenerlo. Ancora non l'ho provato perché sto terminando, me ne manca pochissimo il mio detergente per il viso e ancora non l'ho aperto, però la profumazione è buonissima. Invece ho acquistato in un negozietto della mia città che si chiama Bioluna, vi lascio il link della sua pagina Instagram. Ho acquistato due cose. Bioluna fa anche spedisce anche, quindi potete fare degli ordini online da lei, se le scrivete, lei vi manderà il catalogo con i prodotti e i prezzi. È una ragazza super formata sulle cose, vi dà dei consigli su tutto. È una persona che sa quello che dice, si studia bene gli ingredienti, insomma, è una persona molto preparata. Vi consiglio di dare un'occhiata ai prodotti che ha perché sono anche dei buoni prodotti, ben pensati. Allora, io ho preso di Eterea questo qua che è il massaggiatore
del contorno occhi, serve appunto per massaggiare il contorno occhi e per stendere il contorno occhi. Quindi abbiamo la spatolina per prelevare il prodotto e poi con questa andiamo a fare un massaggio. Lo sto utilizzando da quando l'ho acquistato, è fantastico, è fresco, mi piace perché appunto sgonfia un po' il contorno occhi, ha un effetto drenante, rinfrescante, rilassante. Mi sembra costava sulle 13 euro, era da tanto che lo volevo e alla fine l'ho acquistato, super consigliato. E poi questo ne avevo sentito parlare benissimo da tutte su internet ed è lo shampoo solido di Tè Natura rinforzante ortica olio di canapa, si chiama Trattati Bene, è vegano, plastic free, cruelty free e realizzato appunto in Italia, 55 grammi di prodotto. Ne ho sentito parlare benissimo e ho voluto prenderlo. Questo l'ho pagato 9 euro. Infine ho approfittato di un codice sconto che c'era per quanto riguarda Allegro Natura, le novità solide presentate al Sana di Allegro Natura. Ho acquistato i 4 solidi che erano la novità e con quello sconto, che non era solo per me ma era per chiunque, invece di 52 euro ne ho spesi 16 ed ho acquistato appunto la lozione per il corpo con acido ialuronico, olio di ciliegia e acqua di melograno. Questo qua è da applicare sotto la doccia e ha un buon profumo. Poi il sapone detergente per il corpo che è con olio di pistacchio, estratto di ananas e olio di cocco ed ha una profumazione strepitosa. Buonissima, proprio buonissima. Tra tutti, questo è quello che ha la profumazione migliore. Poi ho preso lo shampoo solido con papaya, pantenolo e olio di mandorla. Questo qua è uno shampoo solido delicato. Sono tutti da 75 grammi. E sono tutti vegani, non testati sugli animali e certificati IAB. Ed infine ho preso il balsamo solido. Questo qua è con estratto di mango, proteine di grano e olio di cocco ed è un balsamo ristrutturante e districante adatto a tutti i tipi di capelli. Anche questo proverò, non ho mai provato un balsamo solido, sono molto molto curiosa e vi farò sapere. Questo è da 65 grammi. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti fatti nell'ultimo periodo. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti o se avete qualcosa da consigliarmi. Io saluto tutti i ragazzi e le ragazze dei piccoli canali Power, mi raccomando passate anche da loro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!